Allora ragazzi, se nelle settimane precedenti fino ad ora mi avete seguito qui sul canale e anche su Instagram, sapete sicuramente che io sto portando anche contenuti che riguardano il gaming e credetemi, non toccavo gaming, ovvero non facevo gaming da un bel po' di anni, però lo sto facendo in modo retro, ovvero sto portando in live o perlomeno sto giocando anche fuori live ad alcuni giochi PS1, PS2 e probabilmente in futuro anche PS3 e ve li sto portando anche sul canale. Difatti sul canale ho portato alcune live assieme a voi dove ho completato alcuni giochi PS1 e credetemi ragazzi, non mi facevo una partita così da molti anni. Poi anche su Instagram vi ho portato anche alcuni aggiornamenti dei prossimi giochi che arriveranno, quindi ragazzi, che posso dirvi? Stay tuned. Restate sincronizzati perché arriveranno in live molti altri giochi retro che riguardano PS1, PS2 e PS3. E questa cosa è nata proprio parlando con un mio amico e ha detto sì, portali perché il gioco retro, il gaming retro appassiona la maggior parte dei videogiocatori. Ragazzi, ho detto ok, allora proviamolo a fare, vediamo. E devo dire che non è poi così male. Fa piacere anche a me farmi una buona sessione di gaming, ma soprattutto portarvela a voi e di riuscire a completare in uno o in due episodi live, poi dipende dal gioco, completarlo assieme a voi. Quindi ragazzi, dopo la sigla vi parlerò di come io mi sia organizzato a farmi una buona sessione di gaming sia fuori live e sia in live assieme a voi. Quindi sigla! Allora ragazzi, rieccoci. Allora, innanzitutto partiamo dagli hardware. L'hardware ormai lo conoscete, quindi non mi dilungo più di tanto, ed è il mio computer MSI GF63 Fin. Non mi dilungo più di tanto perché trovate alcuni dei suoi video qua in alto a destra, nelle schede e alla fine di questo video, che ovviamente oltre che ad essere un buon compagno per quanto riguarda l'editing di questi video, adesso è diventato anche una vera e propria console PS1, PS2, PS3 ragazzi. Ovviamente accompagnato a questo mio computer ci sono anche due controller PS4. Voi dite perché due? Sì, perché dato che sto facendo molte ore di gaming durante la mia settimana, anche di domenica, quindi quando si scarica uno prendo subito sull'altro e metto in ricarica quello lì che si è scaricato. E devo dire che questi due controller, di cui uno originale PS4, ragazzi, ha un feeling pazzesco nelle mani, va a riprendere tutte le configurazioni della console PS4 e tutte quelle funzionalità che offre. La stessa cosa anche il controller compatibile, ragazzi, controller compatibile che riprende le stesse funzionalità di un controller originale PS4, quindi dal LED di ricarica, dal LED d'accensione, tutti i tasti azione, tutti i tasti direzionali, insomma ragazzi, riprendono le funzioni uno dall'altro. Poi per quanto riguarda la ricarica di tutti e due, beh, mi sono organizzato con questo stand di ricarica dove posso ricaricarli, ragazzi, tutti e due, perché questo stand di ricarica, ragazzi, è stata la rivoluzione, perché non solo li posso ricaricare, ma quando non ci gioco li posso mettere lì su quello stand, tenerli ordinati senza tenerli sparsi in giro. Questo stand, come potete vedere, li sorregge tranquillamente tutti e due. Sulla parte frontale ci sono i LED che mi indicano ricarica completata con un LED rosso e ricarica completata con un LED blu, e il tutto viene alimentato, purtroppo, e dico purtroppo, dal connettore micro USB. Io avrei preferito il connettore USB-C, ma comunque ci sta lo stesso, ragazzi, ci sta lo stesso, perché mi consente di tenere tutto ordinato e di ricaricare tutto in un colpo. Posso farlo sia in corrente ma anche via USB a computer. Poi questi controller, ragazzi, anche se sono scarichi, io li posso utilizzare anche via cavo collegati a computer senza aver bisogno di aspettare la loro ricarica. Quindi ragazzi, controller ok, mi piacciono veramente molto. Adesso passiamo a quello che è il software, ragazzi, perché sì, ci stavano alcuni software in rete che mi consentissero di emulare giochi PS1, PS2, PS3, però
il più delle volte non andavano. Quando poi mi è venuto tra le mani questo link che esisteva, RetroArch o RetroArch, chiamatelo un po' come volete ragazzi, con RetroArch posso replicare sul mio computer qualsiasi tipo di console esistente a questo mondo. E io attualmente l'ho configurato per PS1, PS2, PS3, ho scaricato tutti i plugin, tutti i file che servivano per avviare tutti i tipi di giochi retro al momento fino alla 3, anche se sul blog riportano un futuro aggiornamento che va a riprendere anche i giochi PS4 e forse se riescono, perché è ancora in prova, giochi di PS5. Quindi ragazzi, devo dire che questo RetroArch è veramente una rivoluzione per quanto riguarda l'ambito del gaming retro. Quindi posso andare ad emulare una PlayStation, una Xbox, una PSP, posso andare a replicare una Nintendo, insomma ragazzi, qualsiasi console voi vogliate replicare sul vostro computer potete farlo grazie a RetroArch. Poi RetroArch, ragazzi, per quanto riguarda la mappatura dei controller, purtroppo non è automatizzata come i controller Xbox, ma per i controller PS4 si deve fare una mappatura manuale. Quindi una volta fatta questa mappatura manuale dei pulsanti, ragazzi, siete pronti a giocare. Procuratevi i vostri giochi proprio come ho fatto io. Mi sono procurato già un bel po' di giochi a cui posso giocare un po' io privatamente, un po' in live per portarveli anche a voi. E una volta che ve li siete procurati, una volta che avete il controller, potete iniziare la vostra sessione e voilà. Ed ecco che il vostro computer, grazie a RetroArch, diventa una vera e propria console. Quindi un solo emulatore per domarli tutti, ragazzi, tutti, perché veramente ci sono tutti gli emulatori e io mi sto divertendo veramente molto. Poi ovviamente vedete, io mi sono organizzato con una buona libreria, quindi posso scegliermi il gioco, ho anche una qualità grafica di questo emulatore, devo dire che è fatto veramente molto molto bene. Che dirvi ragazzi, era da un bel po' di anni che non mi facevo davvero una sessione di gaming, perché ragazzi, sì, mi era venuta alla mente un po' di tempo fa di farmi una buona sessione di gaming, però credetemi, ma mai mi ero organizzato. E quindi penso che arriveranno sul canale più live di questo ambito, ovvero del gaming, che altri tipi di live. Ovviamente il canale porterà sempre i suoi contenuti, ma adesso si concentrerà anche sull'ambito gaming. Quindi ragazzi, se volete vedere giochi retro, beh, sapete dove venire, venite al mio canale e non ve ne pentirete. Quindi ragazzi, poi per quanto riguarda gli hardware, a parte il mio computer, vi lascerò il link anche di quello, se volete questi due controller e lo stand di ricarica per entrambi, qua in basso nella descrizione vi lascio i link per poterli acquistare, perché ragazzi, credetemi, costano poco, soprattutto il controller PS4, anche lo stand di ricarica, e potete crearvi un piccolo, ma dico piccolo, ambiente per potervi fare una buona giocata. Ragazzi, questo video finisce qui, volevo portarvelo questo video da quando ho iniziato queste live a canale, ho detto perché non parlarne, faccio vedere i miei dispositivi, faccio vedere il software che utilizzo, quindi insomma ragazzi, è veramente stato un piacere riscoprire questa cosa del gaming e anche di RetroArch o RetroArch, chiamatelo come volete, trovate il link per poterlo scaricare qua in basso nella descrizione. E se poi volete un video specifico su come configurare quel tipo di emulatore, ragazzi, fatemelo sapere sempre qua in basso nei commenti, ditemi la vostra e ditemi, non so, vogliamo un video su come configurare RetroArch, ragazzi, insomma, ditemelo qua in basso nei commenti se volete questo tipo di video. Lo sapete già, è inutile che ve lo dico, però ve lo dico, dai, ve lo dico ormai da anni su questo canale. Lasciate un bel pollicione in su qualora questo video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi date un grossissimo aiuto, per voi è gratis, ma per me è un grandissimo supporto, ragazzi, un grandissimo supporto. Dove esservi iscritti, attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto anche sulle live che saranno programmate qui al canale per quanto riguarda proprio questo ambito gaming. E niente ragazzi, condividete anche questi video
condividete con chiunque, quindi fate sapere che è iniziata anche questa cosa del gaming sul canale. E che dirvi, seguitemi anche su Instagram, perché tutti gli aggiornamenti del canale passano da Instagram. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!